è andato in televisione a presentare il suo decreto, mitologico decreto rilancio, fu decreto maggio, fu decreto aprile, a più titoli della contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare di fantozziana memoria. Ha presentato il suo bel decreto, una bella pantomima, bella la coreografia, metà ministri con la mascherina e l'altra metà senza, tanto per dare messaggi chiari agli italiani. Bello il colpo di teatro della serata col ministro Bellanova che si commuove per essere riuscita nella impresa effettivamente straordinaria di occuparsi di tutti meno che degli italiani. Bello tutto. Guardi, Presidente Meloni, noi abbiamo idee diverse. È legittimo che lei non la pensi come la ministra Bellanova. Ma che lei, da donna a donna, attaccasse la ministra Bellanova sulle lacrime, proprio non me lo sarei aspettato. Proprio non me lo sarei aspettato. E se deve parlare dell'interesse degli italiani, quando avrà fatto le tre di notte come ha fatto la ministra Bellanova per salvare posti di lavoro seguendo 79 crisi occupazionali al governo, allora potrà parlare, non prima. E le dico, Presidente Meloni, che io rispetto le sue idee anche se non le condivido. Ma lei deve rispettare la storia personale e politica deputata Bossi, si deve rivolgere a me. Si deve rivolgere a me. Presidente, che da bracciante, da sindacalista, da deputate, ora il governo ha speso una vita a fianco degli ultimi e merita il rispetto di tutti, non di essere derisa per le lacrime. Da donna a donna, glielo dico, Presidente Meloni, visto che lei è sempre attenta a questi temi quando le fa.